Secondo anno qui ad Agnone per questa attesissima manifestazione, un rito del fuoco tradizionale che davvero richiama tantissime persone. Guardi, io penso che la cultura non sia soltanto in alcuni luoghi e città iconiche della nazione, Venezia, Firenze, Napoli, Milano, ma la cultura sia qualcosa di diffuso su tutto il nostro territorio, perché in ogni nostra città, poi Agnone ha una notorietà internazionale, ci sono radici profonde, c'è una forte identità, ci sono tradizioni e c'è storia. Beh, la festa di questa sera davvero è un unicum mondiale, rappresenta qualcosa di profondo e significativo che non si trova in nessun altro posto del mondo e quindi ovviamente merita la mia attenzione e l'attenzione della cultura italiana. Ministro, lei nel sangue ha DNA agnonese, è contento della candidatura di Agnone a capitale europea? Io più che del DNA sono al 50% agnonese, quindi è evidente che qui sono le mie radici. Questo luogo lo ricordo da bambino, mi evoca tanti ricordi e tanta commozione. Certo che sono contento della candidatura. Cosa ci aspettiamo? Chi lo sa? Vedremo. Per quanto riguarda invece la biblioteca Albino di Campobasso, avevamo un piccolo nodo al fazzoletto prima di Natale, cosa succederà? Beh, innanzitutto mi faccio dire al sindaco di Campobasso che per decenni sono stati zitti su quella biblioteca, si sono svegliati solo adesso, questo mi fa enormemente piacere che si siano svegliati, io sarò fra qualche settimana a Campobasso, già abbiamo studiato tutte le soluzioni al Ministero con i direttori generali, con i tecnici e quindi riattiveremo questa biblioteca. Quindi ci sono buone probabilità? No, guardi, con me le probabilità non ci sono, con me le cose si fanno, se vuole venga con me, la porto a fare un tour di tutte le cose che appena in un anno abbiamo realizzato. Lo faremo con piacere, collega. Ministro, Agnone capitale italiana della cultura sarebbe un bello spot per le aree interne. Assolutamente sì, perché poi l'idea della capitale della cultura nasce proprio da questo, accendere i riflettori su quelle città, su quei luoghi che hanno una forte valenza culturale e che magari ancora non hanno una grande notorietà.